Bentornati! Questa è Meiji Film Directors, la rubrica Takamori sui registi giapponesi. Oggi continuiamo a parlarvi di Ichikawa Kon. L'arma birmana del 1956, ambientato sul finire della Seconda Guerra Mondiale, narra di un soldato che si ritrova ad essere l'unico superstite del massacro di un gruppo di suoi commilitoni. Abbandona quindi l'esercito e si fa monaco per poter dare degna sepoltura ai caduti abbandonati nelle valli della Birmania. Uno dei film pacifisti più riusciti, l'arma birmana non tende mai al patriottico e ci guida nella ricerca di un'umanità e di una pietà che superano le definizioni di alleato e nemico. Nel 1958 esce Conflagrazione, adattamento del romanzo Il padiglione d'oro di Mishima Yukio. Goichi, giovane monaco novizio, affetto da balbuzie, va a vivere presso il padiglione d'oro di Kyoto, tempio che il defunto padre amava molto. Qui però è perennemente schiacciato dalle aspettative della madre e deluso dalla condotta del monaco suo superiore. Con una narrazione tramite flashback, Ichikawa Kon porta in scena il dramma psicologico di un ragazzo, perso tra la ricerca della bellezza e l'autodistruzione, che riecheggia le profonde contraddizioni del Giappone post-bellico. Nel 1964 gli viene affidata la direzione del film documentario sulle Olimpiadi di Tokyo. A seguito della devastazione della guerra, il governo giapponese vede l'evento come la perfetta occasione per presentare al mondo un Giappone nuovo e modernizzato. Il documentario di Ichikawa Kon si presenta come un'opera artistica che va ben oltre la cronaca dell'evento sportivo. Questa caratteristica, che gli attirò molte critiche iniziali, è però ciò che rende unica la pellicola. Continuate a seguirci per saperne di più sul cinema e sui registi giapponesi. A presto! Thank you.